perché un muro me l'ha chiesto, mi si apre il file mentale, però non è che mi metto lì a tavolino e penso adesso faccio un muro. In realtà comincia tutto un processo dentro di me per cui in ogni momento della mia giornata io ci penso, anche se faccio altro lui è lì che si agita, no? Fino al momento in cui non lo butto giù mi sembra di non avere le idee chiare, mi sembra di non sapere ancora cosa voglio raccontare, invece poi succede la magia, io dico, perché fino a qualche secondo prima pensavi di essere nei guai, di non avere ancora l'idea, invece poi diventa tutto chiarissimo e quasi non ho bisogno neanche di farmi lo schizzo preparatorio. Raccontassi anche qualcosa di me, ma non nel senso di me, il lavoro, chi se ne frega, ma delle situazioni che mi sono successe che mi hanno fatto capire delle cose. Allora l'importanza di comunicare è perché ho la speranza che la fatica che ho fatto io per capire determinate cose magari possa arrivare anche agli altri, possa diventare quello che faccio uno strumento in questo senso. Siccome è di aiuto per me, spero anche che lo sia per qualcuno, fosse anche solo una persona. In questo muro c'era già un chiodo e guarda caso è coinciso con la guancia di Octopussy, quindi mi sono detta, c'è un chiodo, cosa faccio? Attacco un quadro, nel quadro cosa metto? Metto una lacrima. Probabilmente Octopussy ha pianto, ma adesso non succede più. Comunque il pianto è una cosa che è stata messa attaccata al chiodo. Che fai, cioè tu sei lì, io ho pensato, va bene, voglio fare il disagio della donna, perché comunque se a Enochius ha fatto un lavoro qui da toilet che a me è piaciuto e volevo riprenderlo un po', però dare una versione femminile di questo disagio. E il disagio, come donna posso dire che a volte nelle donne è il fatto di essere forse troppo cerebrale, allora questi pensieri che in qualche modo trattengono altre cose più importanti, allora da lì l'idea di fare un tentacolo, un po' perché mi piace proprio da disegnare e un po' perché rappresenta bene questo modo di essere a volte troppo cerebrali che abbiamo e che toglie energia all'altro. Invece mi sono divertita tantissimo, sono felicissima del risultato e il mio test per capire se un lavoro è venuto bene è guardarlo e pensare, ma questo non l'ho fatto io. Blasfemia a parte,
disagio sia un evento di socializzazione bello che mancava